Radio Radicale, siamo con il deputato Andrea Romano del Partito Democratico, che è anche un saggista, uno storico, per parlare di Cuba. Abbiamo visto che ci sono state delle manifestazioni inedite per gli ultimi anni della storia di Cuba contro il regime, manifestazioni di piazza che in un certo senso hanno messo in luce l'esasperazione di questa isola dove regna il comunismo, tra virgolette regna, dal 1960 e che ha vissuto una crisi da Covid dura, dove i turisti sono continuati ad arrivare e non ci sono state forme di tutela per la popolazione che ha visto aumentare le sue difficoltà. Allora, siamo all'ora X per Cuba e come interpreta questa dura repressione che abbiamo visto? Tra l'altro ieri c'è stata una manifestazione. Grazie, ma intanto Cuba è una dittatura, mi viene da dire, a conduzione familiare. Poi che si diano il termine di comunista è secondo me secondario, nel senso che è un regime autoritario, di fatto una dittatura, che alimenta questa mitologia, diciamo, della rivoluzione, del castrismo, del guevarismo, eccetera eccetera, però è del tutto secondario questo aspetto. Quello che sta succedendo a Cuba, appunto, è che ci sono manifestazioni imponenti, perché manifestare a L'Avana non è esattamente come manifestare a Piazza del Popolo. Chi scende in piazza in questi giorni a L'Avana rischia la vita, rischia l'arresto, ci sono stati decine di arresti, decine di sparizioni, probabilmente alcuni morti. Non conosciamo i dettagli perché alla stampa è stato impedito di fare il suo lavoro. Ieri è stato arrestato una giornalista della testata spagnola ABC, sono tagliati i collegamenti internet, quindi non sappiamo esattamente cosa succede a Cuba, però sappiamo che ci sono manifestazioni che fondamentalmente chiedono pane, libertà e tutela rispetto al Covid, cose sacrosante. Certo, non succede solo a Cuba, ci sono altri paesi che hanno questo tipo di problema, però io credo che dobbiamo essere dalla parte di chi chiede il rispetto dei diritti civili fondamentali. Guardi, a me ha molto colpito quanto ha detto Biden ieri l'altro, presidente degli Stati Uniti democratico, il contrario di Trump, che ha detto che quelle proteste vanno ascoltate e rispettate da parte del regime e che deve essere finalmente avviata una piena transizione democratica, perché anche Cuba merita una piena democrazia. Non si vede perché a Cuba non ci debba essere la democrazia. Ormai non può più essere invocato il conflitto con gli Stati Uniti, la lotta all'imperialismo yankee, tutte stupidaggini, diciamoci la verità. Cioè, Cuba merita una piena democrazia e francamente capisco la nostalgia per il mito della rivoluzione castrista, però la realtà di quel paese è quella di una dittatura molto feroce. La posizione del Partito Democratico è netta per la democrazia a Cuba? C'è un partito, diciamo, cubano nel Partito Democratico? No, nel Partito Democratico no. Il Partito Democratico è un partito che si batte per i diritti civili e per la democrazia a tutte le latitudini. In Cina come a Cuba, in Ungheria come in Russia, non abbiamo mai guardato, non facciamo come Fratelli d'Italia, che se c'è un problema in Russia non si fa finta di non vedere, però a Cuba ci deve, che paradossalmente Fratelli d'Italia e altri partiti che fanno così sembrano invece credere alle etichette politiche, ma la dittatura è dittatura ovunque. Ieri io sono stato alla manifestazione dei cittadini cubani residenti in Italia che si è tenuta di fronte a Montecitorio, lì a Quartapelle, nostra responsabile estera in segreteria, ha preso una posizione molto netta. Naturalmente nessuno nasconde che l'embargo contro Cuba sia un impedimento molto serio e anche qualcosa che viene fatto pagare ai cittadini cubani. Noi siamo infatti perché sia superato l'embargo, non pensiamo che l'embargo sia una misura giusta, soprattutto perché colpisce le persone più deboli. Ma non si può sostenere che finché non viene tolto l'embargo la democrazia a Cuba non deve arrivare. Le due cose sono del tutto staccate e devono andare insieme. Quindi auspichiamo, come ha fatto il Presidente degli Stati Uniti Biden, che queste proteste pacifiche di cittadini inermi, autonome, non manovrate dall'esterno come sostiene il regime, arrivino a spingere il regime finalmente ad avviare una piena transizione democratica e a mollare il potere. Perché Cuba non è crollata alla fine degli anni Ottanta come tanti altri regimi? È una bella domanda. Alcuni hanno resistito, poi in America Latina c'è una particolarità legata poi ai tratti nazionalisti, pensiamo al Venezuela, no? Pensiamo a regimi che si richiamano al socialismo reale o al socialismo e basta, che sono di fatto regimi dittatoriali svincolati dalla logica della guerra fredda ormai. E sono dinamiche locali. Poi Cuba di fatto
gode di un'economia autarchica che ha permesso a quel paese di andare avanti senza dipendere molto dalla cooperazione internazionale. Questa è un'altra richiesta che i cittadini cubani stanno facendo adesso: apriamoci alla cooperazione internazionale. Sarebbe effettivamente importante che quel regime lo facesse, anche per garantire maggiore tutela dal Covid, come stanno chiedendo appunto i cittadini cubani. L'ultima questione, allora, il modello alternativo a un regime comunista come può essere quello venezuelano, allora il timore è che alcuni paesi possano fare la fine, passare da un regime all'altro. Per esempio abbiamo visto la situazione di Haiti, che si trova praticamente di fronte a Cuba, dove abbiamo visto l'assassinio del premier che doveva fare una riforma costituzionale in un paese che è praticamente alla fame e che si trova in un'isola diviso dalla Repubblica Dominicana, che insomma sta un po' meglio. Allora, quanti modelli ci sono tra i Caraibi, il centro e il Sud America? Ma in realtà io non credo appunto tanto alle etichette politiche di questi regimi. Sono regimi, nel caso cubano, nel caso venezuelano, sono regimi dittatoriali, spesso a conduzione familiare, con delle cupole di potere che si arricchiscono. Poi questo è anche il tema, no? Guardiamo al Venezuela, quello è un regime governato in realtà da una cricca che si arricchisce concretamente e quindi tiene il potere anche per quello, non tanto per ragioni ideologiche. Lo stesso a Cuba, l'ha detto bene Biden, anche in questo senso, ha fatto un appello a quel gruppo di potere affinché francamente non pensi soltanto al proprio arricchimento personale. Poi i modelli io non credo nemmeno che ci siano, cioè l'alternativa vera è tra democrazia e dittatura, e quindi soprattutto nei casi in cui c'è una spaventosa povertà come nel caso di Haiti, è evidente che la democrazia può aiutare ad avere livelli, diciamo, di sussistenza più dignitosi anche per la popolazione civile. Bene, la ringrazio, grazie come sempre ad Andrea Romano del Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato della rivolta di Cuba.